possibilità di medaglia c'è, Vinorádez è medaglia d'oro, poi c'è la Cina e poi c'è l'Italia, è bronzo, Vincenzo Poli. I sacrifici di 2 anni di preparazione, lo sconforto, i timori per un improvviso risentimento muscolare e poi le emozioni fortissime per la conquista della medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri d'orso. È un fiume in piena. Vincenzo Boni, l'atleta napoletano che si è confermato tra i migliori al mondo nella categoria S3 alle Paralimpiadi di Rio 2016, mentre racconta la sua impresa al pubblico accorso alla festa organizzata dal Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta, il centro sportivo dove giorno dopo giorno, vasca dopo vasca, ha conquistato la sua vittoria. La disabilità non vuol dire restare chiusi in casa, non vuol dire stare su una carrozzina e sentirsi poco utili alla società. Io sono una persona con disabilità e guardate dove sono arrivato, sono uscito di casa, ho intrapreso il percorso del nuoto. Voi non abbiate paura, uscite di casa, intraprendete sport, conoscete sempre più gente, lo sport fa conoscere sempre tanta gente, quindi fate sport, perché lo sport fa stare bene, fa sentire fieri di se stessi. Boni rappresenta così un esempio per tutte le persone con disabilità che non devono vedere la malattia come un limite, ma sempre come un'opportunità. Importante l'appello lanciato dal campione olimpico per dotare le città di più strutture idonee per le persone diversamente abili. Siamo orgogliosi e contenti di celebrare una medaglia che dimostra come anche a Napoli sia possibile praticare sport superando tutte le barriere. Le parole di Rosanna Vigorito, general manager del Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta. Ascoltiamo. Il Caravaggio non è solo uno sport, ma è uno stile di vita legato al benessere e al vivere bene, ospitando e aiutando la gente di Napoli a dimenticare quelli che sono i problemi, dal più piccolo, perché li prendiamo dai 3 mesi, basta che abbiano la prima vaccinazione, fino ai 70 anni di età. È possibile entrare in questo posto e trovare